Oggi la Caritas Diocesana di Imola presenta il suo secondo bilancio sociale che si riferisce alle attività svolte nel 2022. Grazie al contributo di più di 120 volontari, sia nella dimensione diocesana che nelle varie parrocchie della diocesi. Non vuole essere un documento per dire quanto magari si è stati bravi o capaci, assolutamente no. Ma vuole essere uno sguardo sulla realtà, uno sguardo che ci aiuti a comprendere il bisogno che è intorno a noi e come possiamo intercettarlo e rispondere. Anche perché poi la Caritas non è un'azienda e non vuole essere nemmeno una onlus. La Caritas è un ufficio pastorale della diocesi, è il tentativo di poter aiutare tutta la comunità cristiana a vivere una dimensione fondamentale della vita cristiana, che è la carità, che è l'amore. Ed è per questo che il primo scopo della Caritas è quello proprio dell'animazione delle realtà, che la gente si accorga che rispondere, che amare, che amare il prossimo vuol dire proprio venire incontro anche ai bisogni. Ora, certamente i numeri sono anche un po' anche preoccupanti, perché vediamo che i bisogni crescono sempre, c'è una povertà che avanza, però c'è anche tantissimo bene che si può fare. Vedo, ci sono tantissime persone che si danno da fare, hanno una capacità incredibile di rispondere, di dare del proprio tempo, volontari che dedicano veramente se stessi. Questo è un punto veramente positivo e grande. Per consultare il bilancio sociale potete visitare il sito www.caritasimola.it, che peraltro da oggi è completamente rinnovato nella sua veste grafica. Buona lettura!